Allora, invito anche il professor Vannucci a venire qui al tavolo dei relatori. Adesso inizia la parte antimafia e anticorruzione. Perché abbiamo lasciato per ultimo questo tema? Perché in effetti è un po' il filo conduttore di quanto si diceva anche prima. Aspetta, chiedi a lui qual è il... Brescia. È un po' il filo conduttore, no? Si diceva prima nei vari interventi, speculazioni, infrastrutture inutili. Beh, la madre di tutte queste speculazioni, di tutte queste attività, di questo spreco di denaro, in effetti, è la corruzione e sono i criminali organizzati. E di questi giorni, purtroppo, la relazione nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e dell'ANAC, non so se avete avuto modo di darci un'occhiata, e vi do la brutta notizia che entrambe le relazioni, ma soprattutto la relazione della DNA, del dottor Roberti, indica un peggioramento della questione mafiosa nel nostro paese. In particolar modo, e questo è il motivo per cui oggi c'è il professor Vannucci, che farà un focus principalmente sull'attività corruttiva, con certo anche l'analisi mafiosa, ma soprattutto corruttiva, è perché il dottor Roberti, il procuratore nazionale antimafia, ha evidenziato nella relazione un fatto molto grave. Io non l'avevo mai letto in nessuna delle relazioni annuali precedenti. Mette in dubbio il sistema democratico, la tenuta del sistema democratico del nostro paese, soprattutto a livello regionale. Questo è quello che si legge. Questo perché? Perché le mafie si sono rafforzate, hanno più potere, hanno più infiltrazione, hanno occupato più attività e settori economici legali, nonché quelli illegali ovviamente, non solo utilizzando la classica leva mafiosa, l'intimidazione, la violenza, l'omertà, addirittura l'omicidio, non solo, ma anzi sono andati in riduzione questi sistemi, che comunque continuano a sussistere, ma utilizzando maggiormente l'attività collusiva corruttiva, che ha preso una piega, che appunto racconta la relazione, che è anomala rispetto ad anni precedenti, cioè che va a sostituire questa attività collusiva corruttiva, va a sostituire l'attività istituzionale. E questo è il motivo per cui denuncia un rischio di tenuta democratica del nostro paese. E questo ovviamente succede perché politici, imprenditori, eccetera, ovviamente prestano il fianco alle attività mafiose. Per cui quando si parla di mafia, e per fare una seria lotta alle mafie, bisogna fare una seria lotta alla corruzione, perché dietro gli affari corruttivi e collusivi ci sono le mafie. Motivo per cui abbiamo invitato il professor Vannucci, esperto del tema, con diverse pubblicazioni a suo carico e anche direttore di un master antimafia e corruzione, e motivo per cui lasciamo che sia lui a gestire tutti i tre quarti d'ora dedicati all'anticorruzione. Grazie mille, che ringrazio. Quindi 12.08, no, un po' prima dell'una, una meno 10. Perfetto. Allora, grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno, io ho pensato di utilizzare una presentazione che naturalmente è troppo lunga per il tempo a disposizione, quindi la lascio come strumento eventuale di approfondimento. Utilizzerò però alcune slide. Diciamo che mi fa particolarmente piacere di poter dare, come dire, un contributo a quello che è un percorso di costruzione partecipata del programma di una forza politica che credo possa, debba giocare un ruolo importante sui temi di cui mi occupo, in una prospettiva naturalmente di ricerca. Io cercherò di toccare tre temi, che sono quello di come si manifestano oggi e come sono definibili oggi i fenomeni di corruzione e, diciamo, di saldatura tra la realtà della corruzione e la realtà della presenza mafiosa da un lato. Il secondo argomento è come dire, un tentativo di dare almeno una rappresentazione di alcuni dei sintomi, dei segnali del manifestarsi di questi fenomeni all'interno della realtà politica, amministrativa, economica di una certa realtà. E il terzo argomento che vorrei rapidamente toccare è quello di fare almeno una piccolissima rassegna di alcune esperienze, di alcune realtà, diciamo, che a mio giudizio affrontano questi temi nella giusta prospettiva, cioè non aspettando risposte calate dall'alto, ma in qualche modo mobilitando i cittadini e le
comunità nell'impegno su questi temi. Quindi un programma ambizioso e mi sono già giocato un minuto nel presentarlo. Allora, io ho fatto con Silvana un bel viaggio stamani da Lucca, che è la città dove risiedo, quindi ci sarà, di lì vengo, di lì lavoro, lì sono nato, quindi ci sarà qualche riferimento toscano-centrico. Del resto, diciamo, qui si costruisce il programma elettorale per la Lombardia, e è bene che voi impariate la lezione da chi la corruzione la conosce bene. Come vedete, in Toscana abbiamo dei precedenti storici piuttosto significativi. Precedenti storici, e non mi riferisco ovviamente all'attualità, ci mancherebbe altro. Assolutamente no. Nel Palazzo Pubblico di Siena voi avete questa sala, che è la sala dove si riuniva il governo cittadino dell'epoca, la sala dei nove, i nove, diciamo la giunta comunale, per dirla coi termini attuali, dove trovate un affresco straordinario, uno dei primi affreschi con un contenuto laico, perché in genere gli affreschi all'epoca si facevano tutti con un contenuto religioso, è l'allegoria del, qui purtroppo non si legge perché salta, l'allegoria del buono e del cattivo governo. Cominciamo col cattivo governo. Il governo corrotto, perché questo si intende per cattivo governo, è un governo che produce effetti devastanti sulla comunità dei cittadini senesi. Questo era un monito che veniva lanciato, no? a chi governava: attenzione, con le vostre scelte voi potreste anche produrre questi effetti devastanti in termini di miseria, povertà, degrado urbanistico. La città è poco più di un cumulo di macerie, le greggi sono fatte di animali scheletriti, i campi sono incolti. Questo è l'effetto del governo corrotto. Attenzione alla responsabilità che vi assumete. E la cosa straordinaria di questo affresco è che viene rappresentato l'identikit del politico corrotto nel 1300, proprio lombrosianamente. Questi sono i sintomi della corruzione. Vedete, anche se un affresco laico, quasi una rappresentazione demoniaca, no? Il male, il politico corrotto è il male. Vedete le corna, le zanne, questa specie di bandana nera che io da allora, quando studiavo, vedete, la bandana già all'epoca era sintomo di corruzione, cioè veniva identificata, nera o bianca che sia. Quindi la saggezza dei nostri antenati. Ma come si manifesta, passando da Lorenzetti ad oggi, come si manifesta oggi la corruzione? Allora, il nucleo centrale dell'argomento che vorrei presentare è in buona sostanza questo: scordatevi le categorie del codice penale. C'è oggi in Italia una scissione quasi completa tra come dire, le categorie che vengono utilizzate dal sistema giudiziario, dai giudici, per reprimere i fenomeni corruttivi, e le modalità con cui in concreto, in sostanza, il fenomeno della corruzione nelle sue contaminazioni e saldature con la realtà mafiosa si manifesta nel nostro paese. Quindi, in buona sostanza, i magistrati sono sempre più spesso impotenti nel perseguire relazioni, processi, rapporti, scambi che nella loro sostanza rappresentano concettualmente, io direi sociologicamente, anche se sono uno scienziato politico, la realtà della corruzione, come vi andrò descrivendo. E allora, anche qui vado inizialmente per immagini, vabbè, lasciamo perdere Siena e il Monte dei Paschi, ma restiamo in un ambito, ci sarebbe molto da dire, purtroppo salterò molti passaggi, ma questa è una modalità plastica con cui si manifesta una possibile declinazione del fenomeno corruttivo in Italia. E noi si dice, ma che cosa c'entra lo scheletro di un grande yacht, 130 metri che prendono ruggine, vicino al porto di Civitavecchia, si vede quando si passa lungo la linea tirrenica, con la corruzione? Per questa vicenda, che sostanzialmente dal punto di vista giudiziario è una vicenda di bancarotta fraudolente o poco più, nessuna persona è stata imputata per corruzione. Ma questa è una vicenda, come dire, quasi un modello, un paradigma di come la corruzione si manifesta oggi in Italia. Prendete una società fittizia con un faccendiere, con enormi contatti e relazioni robuste con una certa componente del mondo politico, che nomina ex ministri dell'interno, anch'essi declinati in chiave di faccendieri, come presidenti di società fittizie, che ottengono in neanche una settimana 120 milioni di euro, 220 stanziate, 120 milioni di euro da un pool di banche, senza essersi mai occupato di nautica, per costruire il più grande yacht al mondo. Questa è una specie di set cinematografico. Questo yacht non sarà mai completato, la società fallirà, ma i 120 milioni di euro sottratti
ai, stiamo parlando di Banca Etruria, caso mai ci fossero dubbi, più un pool di banche, sottratti agli obbligazionisti, agli azionisti, depauperati e poi in ultima istanza al cittadino contribuente che poi va a tappare i buchi delle banche, soggetto sacro e inviolabile nel nostro paese, vengono redistribuiti attraverso mille rivoli a una vasta platea di soggetti, che comprende sicuramente il faccendiere in oggetto, un cardinale che dava indicazioni, che andava a benedire all'inizio della realizzazione dello yacht e poi dava indicazioni su come indirizzare parte di quelle risorse a fini, fra virgolette, associazioni benefiche. Lo stesso cardinale che con i fondi di un ospedale pediatrico si è in qualche modo ha fatto un'operazione di risanamento di un attico di 500 metri, quella persona lì, tanto per non fare nomi, tutti coinvolti in questo sistema che porta, sì, poi alla fine qualcuno a scontare il bancarottiere, ma in Italia i crimini dei colletti bianchi vanno per lo più impuniti o comunque ottengono sanzioni irrilevanti, irrisorie rispetto al danno sociale che causano, in questo caso 120 milioni di euro. Sapete quanto tempo è durata l'istruttoria per ottenere questo finanziamento? C'è una società che non si è mai occupata di nautica che chiede 120 milioni di euro, 220 in realtà ottenuti, 120 erogati a un pool di banche. Quanti giorni ci sono voluti? Andate a chiedere un mutuo, no? Per una cosa, vedete qua, 5 giorni e il mutuo viene erogato. Naturalmente questa è la realtà della corruzione. Avevo anche alcuni esempi, diciamo, da inchieste giudiziarie. A me piace, diciamo, partire dall'analisi empirica e poi arrivare ai concetti. Beh, questo dovreste conoscerlo, è un estratto dell'ordinanza di custodia cautelare di un vostro autorevole esponente politico, vostro, diciamo, in senso regionale, che nell'ordinanza di custodia cautelare viene descritto, o meglio, la rete di potere che ruota intorno a lui viene descritto in questi termini, che sono straordinari, perché non conosco nel dettaglio gli atti giudiziari di quella vicenda, ma per come viene descritta io credo che sarà molto difficile, come dire, arrivare a una condanna per reati di corruzione, perché quello che viene descritto è una modalità molto sofisticata di creare quella che in termini sociologici e non necessariamente penalmente, di condotte penalmente rilevanti, è di fatto una realtà di corruzione. Cioè, qui si dice che questo soggetto, nel corso della sua ascesa politica, si circonda di una cerchia di persone nei confronti delle quali lui è estremamente generoso, si prodiga nell'elargire favori, ma non chiede nulla per sé, o chiede occasionalmente qualcosa per sé. Vuole che questi favori vengano restituiti ad altri soggetti, che a loro volta, di quali così si guadagnerà la gratitudine, che a sua volta sarà in qualche modo tradotta e convertita nella loro disponibilità a erogare ulteriori favori a una cerchia che così, che cosa fa? Si espande progressivamente, si fa sistema, si espande progressivamente e tende ad autoalimentarsi, no? Questa è una tipica descrizione di una rete, chiamiamola corruttiva, però ripeto, non necessariamente. Al di là del fatto che qui c'è stata un'ordinanza di custodia cautelare, sarà possibile arrivare al terzo grado di giudizio, perché qui non ci sono le tangenti, non c'è il do ut des, ti do affinché tu mi restituisca, contestuale tra atto d'ufficio, atto contrario ai doveri d'ufficio e denaro o altra utilità. Diventa molto complicato per i magistrati ricostruire sulla base di questa rete di relazioni, di scambio indiretto, io do a te perché tu restituisca a lui, che darà magari a qualcun altro, differito, ti do oggi perché tu restituisca magari tra un mese, tra un anno, o quando te lo chiederò, il favore che hai ottenuto. Cioè questa realtà, diciamo, di corruzione, a volte l'ho chiamata 2.0, cioè più evoluta, più sofisticata, è di fatto una realtà che tende a farsi impermeabile all'azione repressiva della magistratura, per ragioni oggettive, che adesso vi mostrerò graficamente, anche per ragioni soggettive, perché chi vi partecipa ha imparato la lezione di Mani Pulite. Davigo parla di un processo di selezione darwiniana che ha eliminato i corrotti e i corruttori incompetenti, lasciando vivere e proliferare solo quelli più abili. Io sono ancora più pessimista di Davigo, ci riesco, perché per me è anche un processo di evoluzione non solo naturale, darwiniana, anche culturale. Cioè questi hanno anche imparato l'arte della corruzione, per cui sempre più raramente la trovate la mazzetta. A me fa quasi tenerezza quando li vedo, a volte li riprendono nelle intercettazioni video che si trasformano
con la bustarella, mi fanno quasi simpatia questi buoni vecchi, la corruzione vintage di una volta, cioè che resiste, io ho una certa età, quindi mi fa, però mi verrebbe da dire, ma non si fa più così, non è più così che si prendono le tangenti, ma fatti assumere un parente, un prestanome, non ce l'hai un cugino che si prende un incarico fittizio e si prende 5.000 euro al mese per non fare nulla e poi te ne ridà 4.800, ma non ce l'hai, è così che si pagano le tangenti. E in molti altri modi, società di consulenze fittizie e intestazione di quote di società che non fanno nulla salvo partecipare in consorzi ad appalti per i quali il valore di quelle quote lievita esponenzialmente per 1.000, cioè sono queste le modalità, verrebbe voglia di scrivere un manuale veramente dove si insegna a corrompere come si deve, santi Dio. E allora, se questa è la realtà della corruzione, come dire, la declinavo anche in altri, c'era l'inchiesta dell'ANAS di Roma, beh questa la conoscete bene, questa è la vostra zarina delle dentiere, però io ho cercato di essere dalla Toscana, Lazio, un po' di Lombardia, di questi sono tutte intercettazioni dove si capisce come la pratica corruttiva sia in qualche modo profondamente intrecciata col finanziamento politico, i partiti tradizionali, alcuni i partiti tradizionali si dissolvono, ognuno gioca una partita in proprio e allora la capacità di accedere a certe fonti selettive di finanziamento, che in questo caso provengono ovviamente dalla beneficiaria unica di, se non ricordo male, 300 milioni di euro di contratti pubblici nell'ultimo decennio, qualcosa del genere, l'ordine di grandezza, è chiaro che ridistribuire una mancia al politico di turno, 80.000 euro l'anno di consulenze per fittizie dal prestanome del politico in questa intercettazione, oppure il finanziamento in toto della campagna elettorale, pacchetto completo, la tua campagna elettorale me ne occupo io, te la finanzio io. Ma secondo me la cosa più raccapricciante è l'ultimo passaggio in cui l'imprenditrice dialoga con una dirigente dell'ASL e il tenore del colloquio è questo: mi hai reso la donna più felice della terra, ti giuro, potessi ti fare un monumento. E l'altra dice: no, ma stai tranquilla. E uno si immagina, la donna più felice della terra è l'imprenditrice che ottiene l'appalto, no? E l'altra tranquilla è la dirigente dell'ASL. No, è il contrario. Perché la dirigente dell'ASL che manifesta tutta la propria gratitudine perché l'altra gli ha assunto il figlio e quindi lei è a disposizione, un'altra modalità con cui oggi si pagano, diciamo, si restituiscono i favori o in qualche modo si crea un vincolo di solidarietà destinato a durare nel tempo. Poi c'è un altro mondo che non tratterò, che è il mondo di mezzo, che è meraviglioso, un mondo dove tutti gli utili si fanno su che cosa? Sull'emergenza alloggiativa, tutte le emergenze che sono propedeutiche alla corruzione, è un mondo meraviglioso, il mondo di mezzo dove gli appalti sugli immigrati, per i servizi agli immigrati, tanto basta dargli da mangiare spazzatura, rendono più del traffico di droga. È un mondo rovesciato. E la vicenda di Mafia Capitale, vi anticipo come studioso di corruzione che si occupa di questi temi da molto tempo e che conosce un po' la letteratura internazionale, ce la invidieranno nel mondo, perché è un caso di corruzione, un unicum, nel quale, non, come dire, una preesistente rete corruttiva che già, come dire, veniva prima del Carminati, del Buzzi di turno, ma era in qualche modo una corruzione un po' rudimentale, un po' disorganizzata, in cui c'erano un po' di soggetti che si rivelavano non affidabili, un po' di tensioni, un po' di attriti, quella realtà di corruzione aveva un potenziale profitto per i partecipanti, no? Rende più del traffico di droga, talmente ampio che a un certo punto si creano un'organizzazione criminale di tipo mafioso ad hoc che ha come core business proprio la gestione della corruzione. Cioè, qui vedete chiaramente il nesso inestricabile tra i due fenomeni. Non è la mafia che corrompe, ma la preesistente corruzione che crea, attrae, formulando una domanda, diciamo, dei servizi di protezione e di regolazione mafiosa, un'organizzazione mafiosa ad hoc, Mafia Capitale. Che, ripeto, al di là di quello che sarà poi il giudizio di terzo grado della Corte di Cassazione, riconoscerà o meno il 416 bis, è analiticamente, sociologicamente un'organizzazione mafiosa, perché regolava e garantiva la prevedibilità, la stabilità di questo processo di spartizione delle risorse derivanti dagli appalti di alcuni settori della vita pubblica capitolina. Per
perché un'organizzazione mafiosa? Questo passaggio lo precisa chiaramente, no? Qui dicono, tu sei la politica, tu fai progetti, a me non mi interessa che progetti fai, l'importante è che mi fai lavorare. Qualunque cosa ti serva, lo dice qua, no? Ti serve il movimento Terra, che ti attacco i manifesti, eccetera, eccetera. Non scendo nel volgare. L'unica cosa, io... Qualunque cosa ti serva la devo fare io, perché se poi vengo a sapere che la fa qualcun altro, la cosa diventa sgradevole. E dietro questa sgradevolezza, da dove voi pensate che uno dei componenti, uno del duo di vertice dell'associazione mafiosa, Mafia Capitale, era un'ex banda della Magliana, la cui reputazione è ercecato perché aveva perso un occhio in un conflitto a fuoco con la polizia, e poi assolto per l'accusa di omicidio, ma la sua assoluzione non era rappresentata, diciamo, nell'immaginario collettivo come sintomo di innocenza, ma come sintomo di un potere talmente grande che neanche lo potevano condannare. Di lui dicono le intercettazioni, lui è potentissimo, lui ha portato i bustoni con le tangenti di Finmeccanica, ha corrotto mezzo Parlamento, lui li tiene tutti al guinzaglio. Cioè, questa è la rappresentazione che si dà del Carminato, uno potentissimo che non ha esitazione a usare le armi a sparare. Mafia Capitale non ammazza nessuno, qualche pestaggio è il massimo che arriva, non c'è bisogno di ammazzare. È esattamente la mafia che descrive Roberti, che corrompe, o meglio entra nei circuiti corruttivi, svolge una funzione ordinatrice di garante e occasionalmente fa capire che se c'è bisogno può anche utilizzare le risorse prevalenti che tipicamente le organizzazioni mafiose utilizzano, cioè la violenza. Ma che cos'è la corruzione? Allora, il Piano Nazionale Anticorruzione lo definisce come un abuso di potere pubblico per fini privati, un condizionamento improprio degli interessi collettivi, nella cura degli interessi collettivi da parte di interessi particolari, cioè da definizioni molto ampie e fumose, un po' fumose o meglio, rischiano un po' di slargare il concetto. La mia idea è che per definire la corruzione bisogna, o meglio, alcune forme, alcune modalità con cui la corruzione si manifesta oggi, occorre fare uno sforzo di immaginazione. Cioè, questa era come la rappresentavo nell'Atlante della corruzione 2012, poi mi sono accorto che alcuni dei protagonisti delle nuove vicende non erano ricompresi in quella rete. Allora ho allargato la rete dei partecipanti al gioco della corruzione sistemica, che io preferirei non chiamare neanche più sistemica, perché sistema dà l'idea, la corruzione sistemica dà l'idea di una realtà di pratiche occulte, corruttive appunto, che in qualche modo penetra nel tessuto politico amministrativo, nel mondo economico, nel mondo delle professioni, si fa sistema appunto. Questa realtà, al di là del groviglio, dell'apparente groviglio di relazioni tra i tanti partecipanti, è una realtà di corruzione organizzata. Proprio come la criminalità, anche la corruzione nel nostro paese si sta organizzando. E si organizza per fare che cosa? Per svolgere quello che è la sua principale attività. La corruzione oggi non è più riconoscibile come il rapporto di scambio che lega il pubblico ufficiale e il soggetto privato e che vede un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio messo in vendita in cambio di denaro o altre utilità, quindi come la descrive e la rappresenta il codice penale, quindi gli strumenti, l'armamentario a disposizione dei giudici per riconoscere e perseguire quei fenomeni come corruzione e occasionalmente, vi rassicuro, molto sporadicamente arrivare a condanna definitiva, bene, neanche quel tipo di strumentazione è utilizzabile, perché la realtà della corruzione, come si manifesta, è questo, è l'accordo tra una platea, in alcuni casi anche piuttosto estesa, di soggetti che appartengono alla classe dirigente di questo paese e che comprendono fette della politica, della pubblica amministrazione, inclusa la dirigenza, la dirigente dell'ASL che abbiamo visto prima, poi ci sono un po' di elettori che si mettono in vendita, quindi che offrono il voto in cambio di una piccola quota di questa rendita che viene redistribuita, ci sono luoghi, camere di compensazione come le logge massoniche, l'attività dei faccendieri o dei mediatori, c'è il mondo delle imprese e purtroppo anche delle cooperative coinvolte, i cartelli che le organizzano, il mondo delle professioni professionisti, il mondo dei media, l'associazionismo, c'è il mondo delle banche e della finanza, tanti soggetti diversi di questa, chiamiamola pure, minoranza, oligarchia criminale che prende le risorse collettive e le saccheggia redistribuendole al proprio interno. Questa è la definizione elementare di corruzione, un accordo tra i pochi per saccheggiare le risorse di tutti. E questi beni collettivi che vengono saccheggiati sono in alcuni casi chiaramente riconoscibili, perché sono risorse di bilancio, i bilanci pubblici.
tu prendi quote dei bilanci pubblici, quelle per gli appalti ad esempio. In Italia ogni anno vengono bandite circa più di 200 miliardi di euro di appalti, quindi vengono contratti pubblici, e tu una quota di queste risorse di bilancio le redistribuisci all'interno di questi circuiti. Quindi una quota va al politico come tangente, una quota va all'imprenditore come profitto indebito acquisito grazie alla corruzione, una quota va al professionista che li mette in contatto o che fa il progetto, professionista diciamo di riferimento magari di un certo soggetto politico, una quota va al faccendiere, una quota va che so, al gran maestro della loggia massonica che ospita tutti quanti nelle riunioni. Si redistribuiscono una quota al dirigente e magari qualche spicciolo va pure agli elettori, che quel politico coinvolto in questa rete lo votano e lo confermano in quei ruoli. Quindi questa è la realtà della corruzione, in cui le organizzazioni mafiose che ci sono, che cosa fanno? Quando sono presenti giocano il ruolo, come dire, dell'arbitro, no? In questo traffico di risorse, di merci di scambio, che non sono più soltanto le decisioni in cambio delle tangenti, ma sono risorse che spesso si fanno più impalpabili, no? La protezione, cioè la garanzia che se tu avrai dei problemi io te li risolverò, le informazioni confidenziali, tu sai quello che gli altri non sanno e quindi vincerai il contratto, o peggio ancora le informazioni ricattatorie, quelle che possono rappresentare diciamo un collante che tiene insieme i partecipanti al gioco. Tutti dobbiamo rispettare le regole, perché se qualcuno fa il furbo abbiamo informazioni che in qualche modo lo espongono al rischio di una rappresaglia. Quindi tutte queste risorse entrano all'interno di questi circuiti sottratte alla collettività. Allora, questa è l'essenza della corruzione, il saccheggio delle risorse collettive e dei beni comuni ad opera di queste oligarchie criminali che si formano naturalmente in un paese dei balocchi, no? nel quale gli immigrati rendono più del traffico di droga, gli appalti sugli immigrati rendono più del traffico di droga, è evidente che sorgono enormi appetiti. E allora attorno a questi centri di potere, diciamo coinvolti nelle reti corruttive, che cosa accade? Che si formano dei meccanismi di regolazione, di governo di queste transazioni, di questi scambi. Io ho tentato di descrivere l'evoluzione di questi meccanismi di governo, è stata forse la principale attività di ricerca che ho condotto in questi anni. E tra parentesi, quando presento questa te l'accennavo prima, quando presento questa slide nel corso che tengo all'università sulle politiche per l'integrità nell'amministrazione, solo per descrivere questa slide io sto in media 3 lezioni di 2 ore l'una, quindi vi potrei intrattenere circa 6 ore, cioè fino alle 18 di questo pomeriggio, soltanto con questa slide. Non lo farò ovviamente, però su di ognuno di questi attori che vi ho soltanto elencato si potrebbe descrivere quali sono le principali risorse che immette all'interno della rete. Ma l'obiettivo principale qual è, se ci pensate bene, di questi meccanismi di corruzione organizzata? È di dare ordine e prevedibilità all'interno. Ci sono regole chiare, poi vi farò alcuni esempi, che devono essere rispettate su come tra di loro si suddividono le risorse prelevate alla collettività, e naturalmente di proteggersi dal rischio che qualcuno esterno a questi circuiti criminali entri all'interno del sistema. La magistratura in primis, ma anche, che so, le forze politiche che non sono all'interno del sistema, o altri organi vari di controllo, cui sarebbe delegata una funzione in qualche modo di sovrintendere e di rilevare le anomalie che inevitabilmente questi circuiti corruttivi creano nel funzionamento della pubblica amministrazione. E allora, apro una brevissima parentesi e poi vado al tema che invece volevo toccare. La mia sensazione è che, io qui ho semplificato, ci ho messo politici, alcuni politici, che nella natura stessa di queste reti corruttive, come si manifestano in Italia, come si sono manifestate, come siamo riusciti a studiarle, grazie soprattutto ad alcune inchieste giudiziarie, che peraltro non sempre hanno portato alla condanna dei protagonisti. Cioè, vi vorrei ricordare che c'è un politico che si è visto, senza accorgersene, pagare a sua insaputa una casa con vista Colosseo per un controvalore pari a 1.100.000 euro, che era chiaramente all'interno di una rete corruttiva, che era quella della cosiddetta cricca della protezione civile, cricca, cerchia nel caso Mantovani, vedete l'idea di un gruppo coeso di soggetti che fanno affari tra di loro. Bene, quel pagamento di 1.100.000 euro per l'acquisto della casa con vista Colosseo era chiaramente parte di una transazione complessa che vedeva quel ministro non restituire nulla a quell'imprenditore. Non c'è stato un procedimento penale per corruzione per quel pagamento comprovato e agli atti di 1.100.000 euro per l'acquisto della casa.
si è provato a procedere per illecito finanziamento e si è arrivati alla soluzione in primo grado e alla prescrizione immediatamente successiva, perché chiaramente non era un finanziamento della politica, era la sua casa dove vive che c'entra la politica. Quindi era chiaramente un passaggio di una transazione più complessa che coinvolgeva, nel caso della cricca della protezione civile, l'abbiamo ricostruita esattamente, la mappatura dei partecipanti, un bel po' di imprenditori, tanti professionisti, diversi parecchi politici, una quota cospicua di parlamentari, questo l'ha raccontato uno dei partecipanti, non è una mia illazione, c'era persino un prete, che lo chiamavano Don Bancomat, perché quando avevano bisogno del cash per le tangenti andavano da lui e lui aveva sempre il cash pronto per pagare le tangenti. Era anche lui nella cricca, come diciamo, ovviamente in un ruolo minore di comprimario, ma c'era anche lui. Allora, queste cerche, queste reti di corruzione organizzata o chiamatela sistemica se preferite, in buona sostanza saccheggiano risorse di tutti. E come vedremo non sono soltanto quelle di bilancio, ve lo mostrerò tra poco, abbiamo parlato prima di consumo del suolo, ma siamo perfettamente in sintonia. Il consumo del suolo è una risorsa, un bene comune, una risorsa di tutti, che viene saccheggiata, e il movente ultimo di molte delle manifestazioni eclatanti e dissennate di cementificazione di consumo del suolo, il movente ultimo molto spesso è il fatto che quel bene comune, una volta privatizzato e redistribuito all'interno di questi circuiti, capitalizzato e redistribuito all'interno di questi circuiti come controvalore economico, è naturalmente una risorsa che viene è fonte di arricchimento non sempre illecito, perché poi non sempre i magistrati riescono a provarlo. E allora salto un bel po' di cose naturalmente. Che cosa vuol dire corruzione organizzata? Vuol dire una corruzione nel quale vigono delle regole. Queste sono le regole del MOSE, nella rete corruttiva del MOSE. Allora, poche regole semplici. L'ingegner M, non volevo essere misterioso, è Mazzacurati, è già stato tra l'altro condannato, ma poi vabbè, comunque chiama l'imprenditore e lo rende edotto di alcune regole che vigono per tutte le imprese del consorzio. Il consorzio Venezia Nuova è il concessionario unico per tutti gli appalti che riguardano i lavori di salvaguardia della laguna veneziana. Dal 1984 con legge dello Stato hanno parlato di corruzione a norma di legge, perché per molto tempo non c'era neanche bisogno delle tangenti. Poi si decide di fare il MOSE e allora servono anche le tangenti, perché occorre corrompere tutti i livelli di governo, da quello municipale a quello regionale fino a quello nazionale, per avere i finanziamenti ogni anno nella legge di bilancio. E allora che cosa dice? Gli imprenditori devono sapere del consorzio, devono sapere come ci si comporta. La prima regola è che tutto quello che loro ottengono come finanziamento dei lavori deve essere in una quota fissa, che è incredibile se ci pensate, la metà esatta, restituito, come dicono qua, retrocesso in nero. Perché? Perché deve alimentare la cassa comune delle tangenti, da cui poi si attinge per pagare lo stipendio in nero al magistrato delle acque, lo stipendio in nero ai vari ex generali della Guardia di Finanza che devono garantire uno schermo e informare sulle indagini, il portaborse del ministro dell'economia dell'epoca che in qualche modo deve garantire che arriveranno i finanziamenti, la campagna elettorale di quello che sarà eletto sindaco. Questo è quello da cui a cui servono le risorse della cassa comune dei tangenti. La metà di quello che viene pagato per i lavori. E uno dice, ma allora questi imprenditori lavoravano in perdita? No, non lavoravano in perdita, perché la grande opera Mose, così mi riallaccio al tema delle grandi opere, che diciamo, è abbastanza contiguo al tema della corruzione di cui mi occupo, per realizzare questa grande opera, che è già costata circa 6 miliardi di euro, le previsioni iniziali di spesa erano 1 miliardo e 8, ma sono a 6 miliardi e ancora non sappiamo esattamente quale percentuale dell'opera è completata, dicono circa l'80%, ma in compenso la prima parte realizzata già arrugginisce e quindi non funziona più, e quindi devono, prima di completarla, intervenire per rifare i lavori di una parte che già è inutilizzabile. Bene, ci sono le intercettazioni degli imprenditori, che due in particolare, che parlano tra di loro, e uno dice all'altro, ma com'è che per questi lavori mi danno tutti sti soldi? Cioè, ma io li faccio con un quinto di questa roba qua. Cioè, mi danno 1.200.000 euro, ma questa, a esagerare, varrà 150.000 euro sto lavoro. E l'altro dice, ah scusa, non te l'avevo detto, no, tu la metà ce la devi restituire in nero, quindi io ti faccio guadagnare 10 volte tanto, però il 50% di quello che guadagni tu me lo ridai, e alimenti il circuito corruttivo,
che nel caso della vicenda Mose uno direbbe le risorse saccheggiate alla collettività. Bene, ci hanno saccheggiato, hanno calcolato almeno un paio di miliardi di euro solo per quella grande opera. Solo per quella grande opera. Ma il problema è che il saccheggio è diverso, si parlava di cementificazione, di uso dissennato del territorio. Beh, qual è il costo ambientale del, io mi verrebbe da dire, dello sversamento di milioni di tonnellate di cemento in un ecosistema fragile come quello della Laguna Veneziana? Nessuno sa se cambieranno le correnti. Cioè, qualcuno prevede la catastrofe ambientale. Però nella catastrofe ambientale c'è l'arricchimento, e che arricchimento, di tanti soggetti economici, politici, imprenditoriali, burocratici, che appartengono appunto a quella rete corruttiva. E poi c'è un'altra regola, poi vado avanti, una delle regole imposte dal Mazzacurati, imposte, notate bene, era il vertice del consorzio Venezia Nuova. Non stiamo parlando di un politico, stiamo parlando del presidente di un consorzio di imprese private, quindi un soggetto privato che impartisce ordini. Nelle intercettazioni gli altri consociati lo chiamano il doge, l'imperatore, il pater familias, cioè neanche un boss mafioso ottiene tanto rispetto. Sì, no, come integrazione utilissima. Bene, una delle regole imposte dal M, ha perso la memoria, però qui ancora parlava, era che nessuno dei singoli consorziati, salvo suo diretto ordine, diverso ordine, doveva permettersi di effettuare pagamenti diretti a politici e funzionari. Il flusso delle tangenti deve essere centralizzato, deve essere appunto organizzato, perché noi immaginatevi che caos se si creano obbligazioni indipendentemente dal suo controllo. Ci voleva la cabina di regia. E allora questo è un buon esempio che vi mostra la differenza fra le inchieste di Mani Pulite e la realtà della corruzione oggi, perché in Mani Pulite voi avevate, o meglio nelle vicende di corruzione emerse con Mani Pulite, voi avevate un'unica riconoscibile cabina di regia che governava l'universo sotterraneo della corruzione sistemica. Ed era rappresentata dalle segretarie, dalle segreterie e dai segretari politici e amministrativi dei principali partiti, soprattutto dell'area di governo e poi da un certo momento in poi anche di opposizione, i quali svolgevano precisamente quel ruolo. Cioè, se c'era una controversia sulle tangenti a Milano, si andava a Roma e lì la risolvevano. Se c'era qualcuno che faceva il furbo, qualche imprenditore che non pagava la quota di spettanza, da Roma arrivava l'ordine e quell'imprenditore non lavorava più. Se c'era un politico che faceva il furbo, che incassava perché l'avevano messo a presidente di un certo ente e non ripartiva la quota di spettanza al partito, arrivava notizia a Roma e quello non veniva più nominato, anzi veniva cacciato. Questa era la cabina di regia della corruzione sistemica. Bene, che cosa accade oggi? Che nelle vicende che noi osserviamo negli ultimi anni, la realtà della corruzione si è fatta più frastagliata, policentrica. Io l'ho evidenziata con vari colori, per cui in alcuni casi è un cartello o un consorzio di imprenditori a governare la corruzione. I faccendieri, nella vicenda Expo, il ruolo di coordinatore e regolatore è quello dei faccendieri, chiaramente. In altri casi può essere ancora un politico, molto più spesso i dirigenti. Dirigenti amministrativi, inchiesta Labirinto, inchiesta Sistema, è sempre un inamovibile mandarino ministeriale che tiene le redini e regge le file della corruzione sistemica. È lui che decide gli imprenditori che lavorano, gli imprenditori che non lavorano, i politici da finanziare, i politici da non finanziare e così via. A volte sono, diciamo, le logge massoniche, i gran maestri, a volte ci sono spesso, da giudicare dall'inchiesta ultima che è uscita, anche Reggio Calabria coinvolti, e le organizzazioni mafiose, che quando entrano in gioco sono particolarmente efficienti. C'è un'intercettazione... No, non è un'intercettazione, è una dichiarazione di un imprenditore del nord, che io cito sempre perché secondo me descrive il ruolo delle organizzazioni mafiose nella corruzione meglio di 1000 trattati scientifici. Cioè, lui parla con il magistrato, lui è andato a Palermo, ha vinto un appalto e, a differenza di quello che faceva nel resto d'Italia, lì la tangente l'ha pagata non soltanto alla componente politica nella quota prevista alla componente burocratica, lì l'ha pagata anche alla famiglia mafiosa. Compresa una piccola quota che invece andava alla famiglia Corleonese, che all'epoca era egemone sul territorio. Allora il magistrato, come dire, si incuriosisce e chiede: ma mi scusi, ma lei al primo appalto a Palermo come faceva esattamente chi, come, quanto pagare, come faceva a saperlo? Risposta dell'imprenditore del nord, dice: vedi dottore, il sistema degli appalti funziona in Sicilia esattamente come funziona nel resto d'Italia. Sottotitolo: che dovessi pagare e in quali percentuale è cosa nota nel mio ambiente. L'unica differenza è che in Sicilia c'è più disciplina.
perché ogni tanto ci scappa il morto e la disciplina ne è una conseguenza. L'organizzazione delle attività criminali si estende, allarga il suo perimetro a ricomprendere anche attività amministrative come quella della gestione degli appalti e del governo del territorio e i finanziamenti europei e altri contesti in cui tutto sommato quello che si può guadagnare gestendo quelle risorse pubbliche collettive è molto di più di quello che si può guadagnare magari con i tradizionali traffici illeciti. Però la dichiarazione di questo imprenditore chiarisce bene il ruolo delle organizzazioni mafiose, ma verrebbe da pensare, leggendo le dichiarazioni che gli imprenditori, a volte gli stessi imprenditori, fanno a distanza di qualche decennio, coinvolti in nuove inchieste giudiziarie, non è che poi questa realtà sia cambiata un granché. Proprio nella vicenda Expo, un altro grande imprenditore ha dichiarato a messa verbale, un imprenditore in Italia quando vince gli appalti al di sopra di una certa soglia, lui non dice quale soglia sia, ma sicuramente ricomprende tutte le opere diciamo di un certo rilievo come quelle dell'Expo, quando vince un appalto al di sopra di una certa soglia non si pone neanche il problema se dover pagare una tangente, si pone a volte il problema a chi debba pagarla, e lui lo raccontava per spiegare il perché si era rivolto ai faccendieri, i facilitatori. Quindi è una realtà che appunto, in quanto policentrica con tanti centri di potere, si è fatta più frammentaria, quindi è ancora organizzata, però verrebbe da dire è organizzata in chiave più localistica. Attorno a quel centro di potere si coagula una cabina di regia delle attività corruttive che in qualche modo regola e organizza quelle attività. E allora si tratta di riconoscerle queste diverse cabine di regia. E l'implicazione di questa analisi, se corretta, è che un'altra Mani Pulite oggi non è più pensabile. Perché l'aspetto più sorprendente per chi la guarda dall'esterno, i miei colleghi stranieri, di Mani Pulite, è che a un certo punto, per una micro tangente, se non ricordo male 3 o 4 milioni di lire, neanche 2.000 euro, pagata da un imprenditore di una microscopica ditta di pulizie, al presidente del più albergo Trivulzio, quindi sommato sì, un ente autorevole, ma non così importante, da quella micro tangente scoperta crolla un sistema politico. Crolla un sistema politico. Si parla di una transizione della prima alla seconda repubblica. Ma come si spiega una roba del genere? È inconcepibile. Molto semplice, era un sistema interconnesso e la cabina di regia era unica, erano i partiti. E allora, una volta che questa interconnessione pian piano emerge, a essere indebolito da quelle inchieste è precisamente il soggetto che garantiva l'ordine e che in qualche modo puniva chi collaborava con i magistrati. Fino ad allora almeno era andata così. Quando quel soggetto indebolito, le segreterie dei principali partiti, non è più in grado di garantire diciamo il rispetto dell'altra regola non scritta, il patto di omertà, con i magistrati non si collabora, tutti corrono a confessare perché capiscono che il sistema sta crollando. E appunto da Milano si arriva a Roma e poi a cascata l'inchiesta si diffonde in tutta Italia, essendo appunto il sistema interconnesso. Raccontano i magistrati che a un certo punto la brama di confessare, perché la percezione che i partiti non garantivano più nulla era tale che a volte iniziavano a raccogliere le confessioni quando suonavano il citofono, cioè andavano a suonare al citofono, questa me l'ha raccontata, non ricordo più se Colombo o Davigo, andavano la pattuglia dei finanzieri andava per interrogarlo, suonavano il citofono e questo iniziava a confessare al citofono, no aspetti almeno venga in caserma e facciamo l'interrogatorio. Oggi noi nelle ultime inchieste, quelle che citavo prima, dal Mose all'Expo, a Mafia Capitale, al Labirinto, Sistema, la Zarina del Dentiere, vi elencando, in tutte queste inchieste noi riconosciamo qual è il centro di autorità che garantisce l'ordine, che organizza quella rete corruttiva, lo riconosciamo, tanti soggetti diversi, i magistrati lo scoprono e lì finisce. Cioè, quando parla di una nuova Tangentopoli, diciamo per ragioni che ho cercato brevemente di rappresentare, quella realtà non è possibile che si realizzi ancora. Allora, c'è speranza, era l'ultima parte della mia relazione alla quale volevo dedicare gli ultimi 15 secondi perché penso siano sufficienti per dare elementi di speranza. Dunque, ho ancora 2 minuti, quanto ho ancora? No, è 48, vado ma poi mi chiedo. Allora, 10 minuti, ok. Allora vado rapidamente ai sintomi che mi limito a elencare. Allora,
I sintomi di corruzione, quindi questa è la prima parte, che cos'è la corruzione? I sintomi, molto rapidamente, perché i sintomi forse li conoscete. I sintomi, vi avevo detto che sarei stato toscano-centrico, no? Allora, noi la corruzione avevamo già capito tutto secoli e secoli fa. Dante Alighieri prende i corrotti del suo tempo, ventunesimo canto dell'inferno, i barattieri, quelli che barattano il loro ruolo pubblico e... diciamo in cambio di soldi, no? E li sprofonda, legge del contrappasso, la corruzione è l'opacità eretta al sistema, è l'opposto della trasparenza, quindi i corrotti dove li metti, li sprofondi in un lago di catrame nero, di pesce nera ribollente, l'opposto della trasparenza. Siccome accaffarono nascosamente, siccome arraffarono di nascosto, in modo occulto, per sempre nell'oscurità, no? E tra l'altro, e qui lo dico... non te l'avevo detto, però con un certo sollievo, io da Pisano, che vivo da tanti anni a Lucca, questo te l'avevo detto, ma Dante dice che la capitale mondiale della corruzione è la città dove ognun ve barattiere, sono tutti corrotti, è Lucca, sono tutti la capitale mondiale della corruzione, che meraviglia. No, che meraviglia, lo dico da Pisano naturalmente. Lucca è la città dove pardanar del no vi si fa ita, dove in cambio di soldi i no diventano sì, dice Dante, no? Qualunque cosa tu voglia paghi e ti viene data. È bello perché Dante dice, ultima digressione, dice ognuno è barretto, tutti sono corrotti fuorché Bonturo dati, ma lì è ironico, dice fuorché Bonturo, perché lui neanche gli si può dare del corrotto, perché lui è talmente corrotto che è oltre la corruzione, cioè dagli del corrotto e fargli un complimento. E storicamente Dante aveva ragione, perché poi i cittadini lucchesi si accorsero che sto Bonturo dati, che era un caporione locale che aveva preso il governo cittadino, era corrotto, e lo esiliarono a Firenze, dove lui coi soldi delle tangenti che aveva preso a Lucca si comprò una tomba monumentale meravigliosa che trovate la chiesa di Santa Maria Novella, l'altro monumento alla corruzione italiana, no? Con i soldi dei tangenti nel 1300 ci si compravano le tombe monumentali, quindi l'indulgenza per i propri peccati di corruzione. Però Dante, diciamo, lo sprofonda nel lago di Catrame Nero. Perché Dante? Perché Dante c'ha una rappresentazione lessicale meravigliosa della corruzione. Lui dice, affacciandosi in questa bolgia dove sono i corrotti, questa bolgia, immaginate, all'inferno è buio, catrame nero, cosa vuoi che veda? Infatti Dante inciampa continuamente, no? Si aggrappa sempre a Virgilio perché non vede nulla. Però questa bolgia, dice Dante, è vidila mirabilmente oscura. Mirabilmente oscura, un ossivoro, una parola che sembra negare l'altra. È oscura perché non la vede, ma lo è in modo mirabile, è come se ne senta sulla pelle che la presenza, non è avverta sulla pelle la presenza. Questa è la corruzione, cioè tu non la vedi. La realtà della corruzione non viene esibita in pubblico. Però ne riconosci i sintomi, che so, il colloquio dell'ex condannato con i dirigenti regionali, non vedi la corruzione, hai visto delle tangenti? No, non hai mica visto nulla, però questo è un sintomo. Il consumo dissennato del territorio, si cementifica di tutto di più, si realizzano grandi opere inutili, si fa questa follia tipo prevedere una linea ad alta velocità solo per i treni merci che permetterà alle baguette dal Lione arrivare ancora calde a Torino, perché altro utilizzo presumibilmente non avrà. Cioè, questi sono tutti sintomi che presumibilmente si sono formate delle cerchie corruttive e queste oligarchie criminali che in qualche modo pianificano i profitti futuri. Vi citavo il Mose, no? E questa cosa folle per cui prima ancora di realizzare l'opera si deve interrompere tutto e andare a aggiustare quello che si sta rompendo. Questo voi dite, però l'hanno pensata male. No, l'hanno pensata benissimo. Era già nei verbali il fatto che loro prevedevano che siccome si sarebbero arricchiti a dismisura con la realizzazione della grande opera, ma poi prima o poi la grande opera l'avrebbero finita, dice, poi dopo che facciamo? Entriamo nel libero mercato, manco sappiamo che cos'è il libero mercato, ci arricchiamo con gli appalti per la manutenzione della grande opera, che non si sa quanto costeranno, nessuno sa, probabilmente nell'ordine di diverse decine di milioni di euro l'anno, per la manutenzione della grande opera che forse sarà utilizzata, dicono, una o due volte nel prossimo secolo. Ma queste sono previsioni di altro tipo. Allora, quali sono questi sintomi? Bene, i sintomi della corruzione, vi risparmio i dati sulle tangenti pagate in Italia. Il 7% dei nostri concittadini ha pagato una tangente nel corso del 2015.
La sfiducia dei cittadini è ai massimi livelli europei, l'Italia solo non si vede bene, solo la Grecia, il 92% dei cittadini italiani ritiene che vi sia corruzione a livello di istituzioni locali e regionali, quindi ritengono che la corruzione sia pervasiva anche a livello locale. Beh, il nesso fra corruzione e organizzazioni mafiose, qui è chiarissimo, questa è una mappa della corruzione a livello regionale, basata sia sulle esperienze che sulle opinioni, quindi sulle tangenti pagate e sulla percezione della presenza corruttiva nella popolazione, e lo vedete, sembra sovrapporsi con la mappa della presenza mafiosa sul territorio. Le regioni virtuose sono appunto Trentino Alto Adige e un po' la Val d'Aosta. Vabbè, cittadini che hanno pagato tangenti, ecco la risposta repressiva. Altro sintomo di una corruzione rampante: il sistema giudiziario è completamente impotente. Picco a metà degli anni 90, poi calante. Negli ultimi anni abbiamo neanche 200, poco più di 200 condannati per reati di corruzione. Davigo e Mannozzi hanno stimato nel loro lavoro del 2007 che di questi 260 condannati forse il 2% scarso sconteranno un solo giorno di carcere per la condanna in corruzione. È evidente che questi fenomeni non li puoi reprimere, perché molto spesso sfuggono ai radar dei magistrati, e quando arrivi a reprimere è troppo tardi, i danni li hanno già fatti, le risorse collettive sono già devastate, saccheggiate, quindi è troppo tardi. E allora la prevenzione, beh, questo è l'indice che hanno fatto Golden Peach, in cui misurano regione per regione qual è la rispetto alla media italiana, qual è l'ammontare di capitale pubblico, quindi scuole, strade, ospedali, caserme, linee ferroviarie esistente rispetto a quello che si è speso nei 30 anni precedenti. Cioè quello che manca è andato perso. Corruzione, inefficienza. Bene, in Campania c'è il 36% di quello che sarebbe lecito aspettarsi rispetto alla media nazionale. E dove è finito il 64%? È svanito nel gorgo della corruzione, delle risorse collettive che si vanificano. Ma la vera, risparmio questa parte qua, i veri costi della corruzione, i veri sintomi. Bene. Nei paesi più corrotti l'Italia è sempre indicata dalla freccia rossa, queste sono tutte correlazioni statistiche, nei paesi più corrotti la burocrazia funziona peggio, quindi maggiori tempi di attesa, questi sono tutti circoli viziosi, più tempi di attesa, procedure più vischiose, sistemi amministrativi più complicati e inintellegibili per i cittadini. Il costo politico della corruzione, la corruzione degrada la qualità dei processi democratici, perché i paesi più corrotti sono i paesi nei quali ci si fida meno della classe politica. Di tutte le istituzioni di governo, tutte, senza eccezione. E allora questo alimenta un circolo vizioso, perché se ci si fida di meno, la strategia prevalente nella popolazione qual è? Se non ti fidi, o ti distacchi e ti allontani, o cerchi di entrare in questi circuiti accontentandoti di una mancetta, metti in vendita il voto per un favore, un piccolo vantaggio, o magari per i 50 euro, che è il prezzo medio di un voto oggi in Italia, questo tocca a voi dirlo, io cerco di rimanere a livello dell'analisi, cerchi alternative politiche che a lungo nel nostro sistema politico credibili sono mancate, questo lo posso dire sicuramente tranquillamente da analista, oppure in qualche modo ti allontani completamente, e voglio dire, il livello di astensionismo delle ultime elezioni crescente in modo esponenziale dà il segnale che molti nostri concittadini si rifiutano in questo, nell'apatia, del disinteresse, e in questo modo alimentano la corruzione, perché evidentemente allentano tutti i meccanismi di controllo democratico. È vero, lei dice c'è la proposta politica del Movimento 5 Stelle, però non per introdurre un elemento di pessimismo, ma le ultime elezioni europee il secondo candidato più votato con voto di preferenza personale, quindi elettori che hanno, nostri concittadini che hanno scritto il suo cognome su una scheda, 200 e passamila voti di preferenza individuale, era all'epoca un condannato in primo grado per corruzione, abuso d'ufficio e illecito finanziamento dei partiti. Condannato in primo grado. Uno dice, ma che fine ha fatto? L'avranno assolto? No, è andato prescritto, tranquilli. In Italia spesso, frequentemente finisce così. Quindi ci sono delle difficoltà, la percezione di una corruzione diffusa può anche creare una reazione, stimola una reazione, ma più spesso alimenta un malcontento generalizzato che non si traduce in impegno. Questo è il circolo vizioso che va spezzato. E sicuramente anche nuove proposte politiche, che in qualche modo credibilmente rappresentino una piattaforma di cambiamento, è un elemento sicuramente positivo. Poi, i paesi corrotti sono quelli dove le imprese investono di meno in innovazione, in ricerca, e quindi col tempo diventano meno competitive e quindi devono ricorrere sempre più alla corruzione, perché in un mercato aperto e realmente competitivo loro sarebbero tagliate fuori.
Quindi col tempo questo paese perde opportunità, non si assumono ricercatori, quindi forza lavoro innovativo non conviene. Le imprese che assumono, assumono avvocati, perché in un sistema elettorale, in un sistema amministrativo, burocratico estremamente complesso, è chiaro che gestire questa vischiosità, questa complessità diventa conveniente, quindi il contenzioso cresce, aumenta la domanda di servizi di intermediazione legale, conviene investire magari nel contenzioso piuttosto che nell'innovazione produttiva. Allora chi ha competenze, chi ha talento, che fa? Va all'estero. I paesi più corrotti sono quelli dove è più alta la fuga dei cervelli, la freccia rossa indica sempre l'Italia. Però questo, secondo me, è il circolo vizioso più drammatico, perché nei paesi più corrotti i flussi di spesa pubblica si indirizzano selettivamente nei settori dove le aspettative di profitto per quelle oligarchie criminali che descrivevo prima sono più elevate. Quindi quali sono questi settori? Ce lo dice la ricerca, ce lo dice anche l'analisi statistica proprio elementare. Grandi, grandissime opere infrastrutturali, meglio se, come dire, immaginate, ipotizzate un ponte sullo stretto di Messina costato 600 milioni di euro senza mettere neanche una pietra. Mai si metterà, ma se si metterà sarà comunque funzionale, presumibilmente, diciamo, alla redistribuzione dei proventi all'interno di quei circuiti. Viene da temere sicuramente. Ma dov'è che invece le risorse non vanno? Beh, un altro settore dove si investe molto nei paesi corrotti sono le grandi forniture militari. Questo è un altro settore che rende moltissimo in termini tangenti, dalla Lockheed in poi, scandalo Lockheed in poi, 1974, ma non abbiamo imparato nulla. Però dov'è che si investe di meno? Dove le aspettative di profitto per queste reti criminali sono più basse. Quindi tipicamente quali settori? Vabbè, scuola, istruzione in generale, università, ricerca, cultura, assistenza sanitaria di base, magari grandi appalti, ma l'assistenza sanitaria di base, assumere personale che offra servizi, no, quello rende poco. E allora lì si tolgono risorse. Ma se tu investi di meno nell'istruzione pubblica, nel lungo periodo che cosa avrai? Molto banalmente, una popolazione più ignorante, più bassi livelli di laureati e diplomati rispetto alla popolazione fra i paesi OCSE e fra i paesi europei. Peggio ancora, siamo all'analfabetismo di ritorno. Hanno fatto una ricerca in cui chiedevano e sondavano il livello di comprensione, l'ha fatta l'OCSE, quindi un organismo internazionale, il livello di comprensione da parte della popolazione adulta di un testo letterario di bassa difficoltà. E i nostri concittadini hanno rivelato tra i paesi OCSE il penultimo livello più basso di comprensione, incapaci di capire che cosa è scritto su quel testo. Quindi è chiaro che una popolazione che ha minori strumenti di comprensione e di lettura della realtà e di una realtà complessa come quella della politica, dell'amministrazione, della cosa pubblica, è una popolazione disarmata, che quindi favorisce ovviamente il consolidarsi di quelle reti criminali. Non ha gli strumenti per esigere e in qualche modo imporre condotte, diciamo, coerenti con la tutela di qualsiasi concezione si voglia del bene collettivo. Naturalmente, e qui la saldatura del cerchio, a livello regionale più corruzione si associa a una maggiore capacità di penetrazione mafiosa. Le regioni italiane dove maggiore livello di corruzione sono quelle dove le mafie fanno il loro comodo. E verrebbe da dire non soltanto perché la mafia organizza la corruzione, come vi ho mostrato negli esempi precedenti, ma perché la presenza di un'amministrazione in una politica corruttibile, quindi disposta a mettersi a libro paga, è una specie di calamita che le attrae le organizzazioni mafiose. È una calamita. Loro preferiscono andare nei contesti dove sanno che potranno fare affari, potranno regolare, intervenire, pagando semplicemente. Prego. Sì. Secondo questo indicatore di diffusione della corruzione è stato elaborato da un organismo di ricerca, un istituto universitario svedese in carico, quindi finanziato dalla Commissione europea, e ha fatto la mappatura dei livelli di corruzione in tutte le regioni d'Europa, 178 regioni europee. Questa è l'estrapolazione del dato italiano, delle 21, perché lì si considerano le due province autonome. E come viene costruito questo indice di corruzione? Ci sono 7 domande fatte a un campione rappresentativo di popolazione, 5 delle quali misurano le esperienze di corruzione, cioè si domanda ai cittadini, ma negli ultimi 12 mesi qualcuno vi ha chiesto, si aspettava che voi pagaste una tangente per accedere ai servizi di assistenza sanitaria, oppure di istruzione, oppure di sicurezza e polizia? Quindi 5 settori di vita pubblica. E 2 domande sulle percezioni, cioè lei ha conoscenza di qualcuno che ha pagato tangenti e qual è la sua sensazione rispetto alla diffusione della corruzione nel suo territorio? Quindi
Quindi queste sono le 7 domande. Facendo una media si arriva a questo indice di penetrazione dei fenomeni corruttivi, che si associa all'indice di penetrazione mafiosa fatto da Transcrime, che utilizza invece degli indicatori, delle variabili che sono i reati, lo scioglimento dei consigli comunali, i beni confiscati, diciamo quelli tradizionali. Incrociandole si vede una correlazione fortissima. Allora, visto che volete nel dettaglio, avevo la slide prima che era la percentuale di cittadini che hanno pagato tangenti nei 12 mesi precedenti, è quella ricerca. Questa non è l'indice, perché l'indice prende questa domanda e fa, diciamo, una ponderazione con altre risposte. Questa è soltanto la percentuale di cittadini che negli ultimi 12 mesi hanno pagato, si sono visti chiedere una tangente, la somma di quei 5 servizi pubblici ai quali hanno chiesto accesso dovendo pagare. E allora lo vedete, Bolzano dal 4,6 del 2010 al 7,3 del 2013, la Campania 22,6% di risposte affermative, cioè un quarto dei cittadini campani ha pagato una tangente nei 12 mesi precedenti, nel corso del 2013. E se vi posso dire, lo citerò più avanti, noi abbiamo fatto un'esperienza interessante con le scuole della Campania, noi come università, come dipartimento universitario, insieme c'era Libertà e Giustizia, c'era l'Associazione Nazionale Magistrati, c'era l'ANAC, abbiamo fatto questo lavoro di sensibilizzazione delle scuole, in quel caso di Napoli e circondare, sul tema della corruzione, e una parte delle attività di ricerca era rappresentata dagli studenti che andavano nel loro quartiere a somministrare dei questionari sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli intervistati, questionari anonimi. Allora, una delle domande chiedeva se era stata pagata una tangente nei 12 mesi precedenti, cioè l'avevamo un po' copiata da questa qua. Bene, in alcuni dei quartieri la risposta affermativa è fatta dagli studenti, in un sondaggio non un campione rappresentativo ovviamente, ma comunque significativo, perché in un caso avevano intervistato tutti i commercianti del loro quartiere, era oltre il 30% di risposte affermative. Studenti delle scuole superiori. Sì, certo, studenti delle scuole superiori. Chiudo. No, assolutamente, ha fatto benissimo a chiedere. Studenti delle scuole superiori. Erano studenti delle scuole superiori. Chiudo, un minuto, scusate, mi sono dilungato. Chiudo come? Per dire che la risposta istituzionale che si è data in chiave di prevenzione è stata quella, diciamo, ANAC, piani triennali di prevenzione, che offrono degli appigli, secondo me anche una dimensione più partecipata, ma sono sostanzialmente l'esempio di una risposta calata dall'alto, molto rigida. Molto inefficace, almeno finora, lo dice la stessa autorità anticorruzione, dice ha prevalso la logica dell'adempimento, facciamo sti piani perché li dobbiamo fare, ma tutto sommato una volta che li abbiamo fatti siamo tranquilli che nessuno ci rompe le scatole, di prevenire la corruzione in fondo non ce ne importa un granché. Secondo me sarebbe interessante invece valorizzare le esperienze di anticorruzione dal basso, che ci sono. Io faccio alcuni esempi, altri se ne potrebbero fare. Bene, i codici di comportamento, grande assente dalla sfera politica, la legge anticorruzione del 2012 li prevede per i pubblici funzionari, c'erano anche prima totalmente inutilizzati, adesso sono un pochino più seri, c'è un limite di valori per i regali che si possono ricevere, ad esempio si trattano i conflitti di interessi, ma la politica ne è esclusa, tranne qui. Bene, esiste uno strumento, ad esempio, elaborato anche questo dal basso, da un'associazione che si chiama Avviso Pubblico, che è l'equivalente di Libera nell'ambito della pubblica amministrazione, che ha presentato un codice di comportamento già nel 2012, la carta di Pisa, poi diventata carta di avviso pubblico, quindi prima addirittura della legge anticorruzione, che pone poche regole elementari di buona politica. Non accetti regali, rendi trasparenti tutte le forme di finanziamento. Se ti rinviano a giudizio per gravi reati di corruzione, concussione, associazione mafiosa, traffico di rifiuti, ti dimetti subito, perché rinvia a giudizio è comunque una fase processuale in cui esistono prove circostanziate di un tuo possibile, solo ipotetico coinvolgimento, quindi per senso di responsabilità ti dimetti, e tante altre disposizioni, incluse appunto le sanzioni in caso di inadempimento. E poi altre esperienze, vabbè, la campagna della società civile di Riparte il Futuro, che in quell'inizio c'era anche Libera, poi ne è uscita, ma Libera sta mettendo in atto tutta un'altra serie di, e il gruppo Abele, di iniziative di monitoraggio civico dal basso, che secondo me sono estremamente interessanti. Questa è l'esperienza che vi citavo prima, quella che abbiamo fatto nelle scuole.
Coinvolgendo anche Milano, a Milano l'abbiamo fatto 2 anni fa, migliaia di ragazzi nella sensibilizzazione su questi temi. Questa è un'altra esperienza interessante, Moniton, cioè gruppi e comunità di cittadini che vanno a vedere come sono stati spesi i fondi europei, se hanno realizzato effettivamente i progetti, fanno dei report di monitoraggio civico dal basso, perché questi controlli spesso sono controlli formalistici che non servono a nulla, i soldi spesso li spendono male. Beh, l'università a lungo latitante, a parte pochi casi, andando dalla Chiesa a Milano col lavoro straordinario che fa, anche a Pisa un master universitario, il primo in Italia di formazione sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia. Perché non dobbiamo perdere le speranze? E chiudo, perché il paese, ma chiudo con un'altra slide, è ricchissimo di legalità sommersa e disorganizzata, a differenza della corruzione che si organizza. E allora, io vi ho descritto tutti i circoli viziosi che partono fondamentalmente dalla sensazione di scoramento collettivo che deriva dall'essere consapevoli che esistono queste realtà di corruzione sistemica, quindi ne nasce un disincanto, una disaffezione nei confronti della politica, che alimenta il fatto che gli unici strumenti sono le politiche anticorruzione calate dall'alto, che sono spesso inadeguate, a volte sono criminogene. Cioè, ci sono disposizioni della legge anche Severino anticorruzione che di fatto hanno reso le opportunità di corruzione migliori in una legge che si chiamava anticorruzione, e quindi questo alimenta sempre più questo disincanto. Allora la sfida è rovesciare questi circoli viziosi in circoli virtuosi, e il punto di partenza è la partecipazione dal basso di amministratori pubblici, di cittadini, all'elaborazione delle politiche e degli strumenti di prevenzione della corruzione, perché questo dà energia ai processi virtuosi che fanno sì che sul territorio si formino quelle che, con un meraviglioso acronimo, sono le comunità monitoranti. Comunità monitoranti, mettetele insieme e ottenete common, che è bene comune nella lingua inglese, il bene comune. E il bene comune l'avevano colto anche a Siena, dove non rappresentano, e questa è veramente l'ultima slide, vabbè, poi ce n'è una con le consigli bibliografici se le volete, l'ultima slide non rappresenta soltanto il cattivo governo, il Lorenzetti, fa anche un'allegoria del buon governo, il governo virtuoso, il governo secondo giustizia. Qui vedete una comunità prospera dove regna la bellezza del territorio, dell'ambiente, del paesaggio. Questa è la comunità virtuosa. Non è che Lorenzetti diceva: col cattivo governo rappresento l'Italia e col buon governo rappresento la Scandinavia, i paesi virtuosi. Lui diceva: attenzione comunità senese, voi potete scegliere che strada imboccare, la strada del buon governo che vi porta qua e la strada del cattivo governo che vi porta nella devastazione del primo affresco. E, ultima frase, l'elemento distintivo che differenzia le due rappresentazioni del buono e del cattivo governo, me l'ha spiegato un amico storico dell'arte, perché io non l'avevo colto, sapete qual è? Non si nota. Non è che questo il buon governante c'ha la barba bianca, l'altro c'ha le corna, la bandana, no, non è quello, non è l'assenza di bandana il fattore che determina il buon governo, ma un altro elemento grafico che si nota a malapena è quel nastro bianco che dal governante, dal buon governante, scende giù e lo lega, lo collega alla sua comunità. Questa è l'essenza del buon governo, quel nastro, quella corda che lega chi governa la comunità e lo collega, perché la corruzione è questa, corruzio, rompere ciò che prima era unito, il legame di fiducia e di responsabilità che deve legare e collegare chi gestisce, chi si è vista affidata alla cura della cosa pubblica e naturalmente la sua comunità, i cui interessi devono essere perseguiti. Scusate, sono stato un po' lungo, grazie.